Buonasera ragazzi, eccoci qui con la diretta dedicata a Elite Dangerous live serale. Intanto mi aggiusto un po' la telecamera perché sta inquadrando la lampada. Mi vedete nell'angolino in basso a sinistra perché non volevo coprire l'interfaccia di Elite Dangerous. Serata un po' particolare questa perché anzitutto vi ringrazio per seguirmi perché contro di noi questa sera c'è Sanremo e Chi l'ha visto, che sono due pilastri portanti della televisione italiana, quindi se avete scelto me piuttosto che in questo momento sta cantando Masini, vi terrò aggiornati tutta la sera su quello che accadrà a Sanremo, quindi non vi preoccupate, Sanremo sarà l'argomento di questa sera, oltre allo spazio. Quindi, live, dicevo, un po' particolare perché questa sera, oltre a rimostrarvi il gioco, a farvi vedere com'è cambiato in seguito all'introduzione della patch 1.1, cercherò anche di collaborare con qualcuno di voi se qualcuno desidera raggiungermi in gioco. In questo momento mi trovo nel sistema Duamta, che è nei pressi di Alpha Centauri, e mi sposterò subito ad Alpha Centauri anche perché cercheremo un attimo di vedere quali sono le novità. Dunque, ragazzi miei, io vi leggo in chat, quindi direi che possiamo iniziare. Vedete inquadrato anche il joystick, sto giocando con un OTAS, poi se siete interessati a entrare nel mondo di Elite Dangerous vi spiego come questo joystick vi modifica il modo di giocare, perché ovviamente aggiunge dei grandi benefici. Se siete nuovi in Elite Dangerous non noterete ovviamente nessuna differenza con la prima versione rilasciata, ma le differenze sono importanti. Anzitutto la prima la vedete in basso, è stata finalmente aggiunta una freccia che ti indica da che lato devi atterrare quando ti trovi all'interno di una base spaziale, come in questo caso. In questo momento io uscirò dalla base spaziale cercando anche di rispettare i semafori. In Elite Dangerous bisogna, diciamo per convenzione, uscire dal lato dove c'è il semaforo verde, quindi in questo caso il lato sinistro, ma quasi nessuno rispetta questa regola, anche perché non ci sono grosse penalità per questo. Tiriamo sul carrello, acceleriamo. Ci sono un sacco di giocatori loggati in questa zona, giocatori veri, perché ci troviamo nei pressi del sistema solare di Sol, il nostro sistema, ed è un po' qui che si radunano tutti i giocatori di Elite Dangerous. Allora, andiamo in iperspazio. Questo in realtà è un sistema già esplorato. Vedete tutti i pianeti che sono comparsi, significa che il sistema è già stato esplorato. Vi faccio vedere che tipo di sistema è questo. È un sistema con parecchi pianeti, se ricordo bene. Caricamenti un po' lentini questa sera sui sistemi solari, in genere molto più veloce. E in realtà ho notato de dei rallentamenti su questo genere di caricamenti, che sono dovuti probabilmente al fatto che hanno cambiato anche le texture delle mappe. Speriamo che il gioco non mi chicchi a questo punto, perché a volte quando ci mette così tanto mi chicca fuori. No, ok. Allora, cerchiamo subito di andare a Duamta 4, che è un mondo di tipo terrestre, vedete? Perché vi faccio vedere una grande novità aggiunta a questa versione. Quindi ci dirigiamo a Duamta 4, che si trova in questa direzione qua. Eccolo lì. Perfetto. Sì, esattamente. Come dice Wolfenmaus, Sol, il sistema solare, non è accessibile. È un sistema chiuso che richiede un permesso. Ma se decidete di schierarvi dalla parte della federazione, quindi scegliere la fazione federazione, io in questo momento sono neutrale, vi viene concesso abbastanza presto un permesso per accedere al sistema solare, quindi vedere tutti i nostri bei pianeti. Il sistema solare è in realtà un po' deludente per quanto mi riguarda, perché mancano molti, molti, molti pianeti, per lo più molti satelliti. Ecco, ora vi spiego un trucco per avvicinarsi in maniera sicura agli oggetti.
Dovete decelerare quando arrivate a 7 secondi di distanza in basso. Quindi sui 7 secondi iniziate a decelerare e non vi spiattellate contro i pianeti. Tecnica che ho appreso in lunghe ore di esplorazione. Allora, ci avviciniamo a Duanta, questo pianeta di tipo terrestre. Duanta 4, quarto pianeta dell'orbita della stella Duanta. Siamo a circa 4 secondi luce di distanza. Ci avvicineremo all'atmosfera senza ovviamente sfracellarci addosso, perché sarebbe abbastanza imbarazzante iniziare il live con uno sfracellamento sul pianeta. Allora, vedete, questo è un pianeta di tipo terrestre, si nota chiaramente dalla conformazione delle texture. Ma la cosa che è stata aggiunta non è tanto da questo lato qua, anche se è molto bello notare, vedete, le texture sono molto carine, ma non sono bellissime. Ma la cosa più interessante, dicevo, si trova sul lato oscuro del pianeta, quello non esposto al sole. Cerchiamo di raggiungerlo. Quindi giriamo intorno al pianeta, intanto diamo un'occhiata. Ecco, incominciate a vedere qual è la novità. Già si nota qui nella finestra. Hanno aggiunto, adesso mi allontano un pochino dal pianeta e mi giro così lo vedete bene. Non è questo grande upgrade che vi farà gridare al miracolo, ma io lo trovo veramente molto carino. Praticamente sul lato oscuro del pianeta, quello non esposto ai raggi della stella, hanno aggiunto le luci delle città di notte, che giustamente i pianeti di notte si illuminano. Eccolo qua. È una cosa veramente molto molto carina, che dà un po' di vita a questi mondi, cioè ti fa capire che questi mondi sono abitati. Una cosa veramente molto molto bella. Sfortunatamente sono più o meno tutti uguali, non ci sono differenze tra i pianeti, quindi diciamo ci sono ancora grandi margini di miglioramento. Nel momento in cui riusciranno anche a fare le texture procedurali oltre che i sistemi, sarà una cosa veramente stupenda. Per il momento ci dobbiamo accontentare, ma un po' di vita in questi pianeti li hanno messi. Davvero sì, Gaiarda, come dice Andrea 314 hit, è molto carina. Intanto vi faccio vedere anche il sole che sorge da dietro il pianeta. Cose da nerd, ragazzi, cose da nerd. Ok, a questo punto direi che ci spostiamo verso il sistema Alpha Centauri, che dovrebbe essere in raggio. Eccolo qua. Frameshift drive charging. Mi sa che è impallato dal pianeta, forse no. Ho un joystick, sì. Ho un OTAS. Adesso vi faccio vedere come migliora la vostra esperienza di gioco. Joystick peraltro costato pochissimo, perché fino a qualche giorno fa, forse ancora adesso, era in offerta su Amazon la modica cifra di 45 euro. Prezzaccio. Ecco, vedete, Alpha Centauri è un sistema dove ci sono un sacco di giocatori in carne ed ossa. Li avete visti prima comparire nel radar. Quelli indicati con un triangolo sono, o con un rettangolo, sono giocatori in carne ed ossa. Questo è un Viper che sto scannerizzando in questo momento. Il comandante Jiku si chiama. Dunque, andiamo su una base, vediamo intanto, non mi ricordo com'è il sistema, com'è organizzato Alpha Centauri. Vediamo subito, appena si apre. Allora, Alpha Centauri è un sistema ternario con 3 stelle e un
gigante gassoso di classe 1, quindi abbastanza piccolo, di tipo Gioviano, e molto simile a Giove, con la base, l'avamposto, anzi, Aldin Prospect. Ci dirigiamo in questa direzione proprio perché vi faccio vedere così un'altra novità di questa patch, che si trova proprio in prossimità dei giganti gassosi, specialmente quelli gioviani. Allora, questa recensione di cosa? Di... Ah, ok, ho capito di cosa sta parlando il buon Pregianza. Da Attola. Sì. Peraltro avremo a breve anche, credo martedì, così, l'unboxing di Attola. Cercherò di coinvolgere i ragazzi di Halifax e di farli recitare le battute di Abatantuono, vediamo che cosa viene fuori. E poi, se avete seguito la nostra pagina Facebook, ci saranno grandi novità in arrivo. Questa sera ho pubblicato una cosina, un teaser di quello che potrebbe accadere a breve. Quindi restate su Spazio Games, in particolare ve lo dico se siete di Milano e dintorni. Iniziando anche a rispondere a qualche domanda che mi è arrivata. Dunque, conviene comprare questo gioco spendendo 50 euro? Perché ricordo, questo è un gioco a prezzo pieno, pur essendo soltanto distribuito per via digitale. La risposta, per quanto mi riguarda, è sì, perché è un gioco straordinario. Però giustamente qualcuno mi ha detto: sono preoccupato per il futuro del gioco, perché dobbiamo ricordare che Elite Dangerous a breve avrà un po' di concorrenza, perché ci sarà la concorrenza di Star Citizen e anche in futuro quella di aiuto, lapsus terribile, ci sarà anche la concorrenza di Accidenti. Me lo dite voi in chat perché non me lo ricordo più. Avete sicuramente capito di cosa sto parlando. Comunque, no, non è quel gioco lì, è un altro. Sta laggando, ragazzi, sul serio? No Man's Sky, grazie mille, Hiro Yui, per aver risolto il mio unico neurone che si è fottuto a causa della stanchezza. Esatto, No Man's Sky, che è un gioco abbastanza diverso, ma fondamentalmente è incentrato sull'esplorazione, che per quanto mi riguarda è l'aspetto che prediligo in questo gioco. Infatti faccio l'esploratore. Ok, allora ci avviciniamo al pianeta Lagrange. Sì, Star Citizen l'avevo detto. Su Star Citizen io ho ancora qualche dubbio, perché finora si è visto molto in realtà, ma in maniera molto frammentaria. Non è ancora chiaro come queste cose andranno a quagliare tutte assieme quando saranno pronte, perché il gioco sembra molto spettacolare, ma dal lato di come queste cose si incastreranno fra loro non è molto chiaro. Allora, l'altra novità, dicevo, di questa patch è che hanno ricompletamente ritesturizzato i giganti gassosi, dandogli una fattezza molto più realistica rispetto a prima. Si possono vedere lo strato delle nubi, delle formazioni gassose sui giganti di questo tipo, che sono veramente ben fatte. Vediamo di mostrarvelo. Hanno fatto veramente un lavoro eccellente su queste texture. Proprio quando ci si avvicina un gigante gassoso, si ha questa bellissima sensazione. Una cosa che non ho controllato, e che controllerò insieme a voi in questo momento, è la parte superiore del pianeta, cioè il polo, perché voglio capire se hanno introdotto delle figure geometriche. Queste sono cose molto molto nerd.
perché alcuni pianeti gassosi, se non sbaglio, il pianeta Saturno nostro, del nostro sistema solare, ha una formazione a forma di esagono che si trova in prossimità del polo nord. Questo genere di formazioni geometriche, beh, sicuramente il polo è stato texturizzato molto bene, veramente molto bene, perché è un polo realistico, non sono le stesse texture che si trovano dall'altra parte del pianeta, quindi hanno fatto veramente un buon lavoro anche in questo caso. Non c'è una formazione geometrica particolarmente definita, però insomma, questi qua sanno lavorare, c'è niente da dire, sanno proprio lavorare questi. Come avrete sicuramente capito, il gioco è da nerd dello spazio, cioè non è soltanto andiamo a uccidere gli altri, un po' grezzo e ignorante, come è giusto che sia, ma è un gioco anche per chi realmente ama lo spazio. Vi faccio vedere, per esempio, questa formazione rossa che si trova al centro dell'inquadratura in questo momento dovrebbe essere la nebulosa Granchio, credo, e da qualche parte dovrebbero anche esserci le Pleiadi. Le cerchiamo. Questo è il cielo di Alpha Centauri, che è fondamentalmente molto simile al cielo che vediamo dal pianeta Terra, quindi la cosa incredibile, veramente incredibile di questo gioco, di Elite Dangerous, è che ogni puntino che vedete è effettivamente una stella raggiungibile, non è un insieme di puntini messi a caso, cioè questo è realmente il cielo, la volta celeste reale, quindi è stata ricreata la galassia, ovviamente non in maniera fedele uno a uno, ma quantomeno la posizione apparente delle stelle nella volta celeste è vera, cioè è reale, è realistica. Stavo cercando le Pleiadi, ma non le trovo. Le salteranno fuori prima o poi. Non dovrebbe essere lontana dalla nebulosa Granchio, però. Ovviamente si potrebbe tranquillamente raggiungere la nebulosa Granchio se volessimo. Ma guarda, Stefano 1394, di spazio non ci capisci niente, ma non ci devi capire niente per giocare. Non è necessario che tu conosca a memoria un atlante spaziale, un atlante stellare per riuscire a giocare. Puoi divertirti tranquillamente facendo altre carriere oltre a quelle dell'esploratore, che sono la carriera del pirata, del mercenario, anche dell'autotrasportatore spaziale, puoi fare il camionista dello spazio. Sono tutte carriere molto divertenti. Ok, dunque, io a questo punto non c'è nessuno dei ragazzi che ho fra gli amici che sono connessi in questo momento e sono nei miei pressi, quindi inizierei a dirigermi verso una base spaziale più grande e quindi tenterei di comprare, se possibile, una nave da guerra e andiamo a fare un po' di battaglie, anche se all'inizio saremo super pippe. Stavo cercando le Pleiadi, che sono assolutamente riconoscibili senza essere dei geni della. Dei geni dello spazio, però evidentemente non riesco a trovarle. Peccato perché sono veramente ben fatte. Faccio un ultimo tentativo e poi mi sposto. Niente. Oh, non le trovo. Le ho visitate di recente. No, non sono queste.
Le ho visitate di recente, è stato un lunghissimo viaggio che ho fatto per andare a scoprire un buco nero che si trova al centro delle Pleiadi ed è stato veramente figo, veramente molto molto figo. Vabbè, pace, non le trovo. Ok, dunque, spostiamoci. Ah, una cosa vi devo far vedere perché merita. Proxima Centauri, che è una stella che si trova all'interno del sistema di Alfa Centauri, una nana bianca se non sbaglio, si trova a 0,22 anni luce, che alla mia attuale velocità richiede 14 ore e 43 minuti di gioco. Questo per farvi capire quanto è vasto lo spazio. E questa è una stella distante appena 0,22 anni luce. Ovviamente accelererò, alla fine arriverò intorno ai 45 minuti di gioco. Quindi comunque 45 minuti per raggiungere un'altra stella. È allucinante. È veramente allucinante. Ok, cambiamo sistema, andiamo. Non mi ricordo, apriamo l'Atlante intanto e guardiamoci intorno. Vedete, per chi fosse interessato alla carriera da camionista, queste righe rosse che vedete qua sono fondamentalmente le esportazioni di Alfa Centauri che escono e si dirigono verso un altro sistema che in questo momento non riesco a visualizzare, che si trova quassù e che è Duamtad, quello da cui arrivavo, praticamente. Alfa Centauri è un sistema che esporta verso Duamta, quindi voi potreste iniziare una tratta commerciale tra qui e qui, iniziando a portare del carico. Ovviamente le navi che vi vengono date all'inizio non sono navi particolarmente performanti, quindi non avete la possibilità di svolgere grossi incarichi, però comunque si può già iniziare. Stavo guardando. Vediamo intanto nell'anno 3000 quanta gente abita sul pianeta Terra, 17 miliardi, parecchie. Tornerei a Duamta a questo punto e andiamo anche a comprare un'altra nave. I buchi neri ci sono nel gioco, si può entrare? No. Cosa succede? Se ci si avvicina troppo al buco nero, quindi se si cerca di oltrepassare l'orizzonte degli eventi, sale la temperatura della nave e quindi si rischia di, cioè si muore fondamentalmente, non si riesce a oltrepassare l'orizzonte degli eventi senza morire, che è più o meno quello che succederebbe nella realtà. No, le linee le hanno, chiede Andrea, le linee le hanno messe da poco perché l'ultima volta che sono stato dentro il gioco non c'erano queste linee. No, le linee non le hanno messe da poco, semplicemente se tu agganci un pianeta, tu ne vedi l'orbita. Quindi io per esempio se vado ad agganciare il pianeta Duamta 4, anzi Duamta 3, si vede l'orbita del pianeta. Questo è un trucco per scoprire altri pianeti, ve lo faccio vedere. Allora, normalmente quando si inizia a giocare si scannerizza il sistema, quindi si usa lo scanner che sto usando in questo momento, che fa questo suono adesso. Ecco, e lo scanner trova i pianeti che stanno in un certo raggio. Se avete lo scanner base nel raggio di 500 secondi luce, lo scanner avanzato scusate, lo scanner intermedio nel raggio di 1000 anni di 1000 secondi luce, mentre lo scanner quello avanzato praticamente vi trova tutti i sistemi in un colpo solo, ma costa un fottio, costa 1,5 milioni di crediti. Ci vogliono, bah, più o meno 3 giorni di gioco per accumulare tutti quei crediti. Facciamo 36 ore di gioco, così, indicativamente. Quindi è un gioco con una progressione abbastanza lenta. Per trovare i pianeti senza avere a disposizione lo scanner definitivo si usa il vecchio trucco, cioè ci si muove nello spazio e se si vede un puntino, come in questo caso, che si sposta nel cielo, significa che è un pianeta. Sicuramente è un pianeta, perché le stelle stanno ferme mentre i pianeti si muovono. Se si muore, caro Walhalla, non si deve ricominciare tutto da capo perché le navi sono assicurate.
Quindi praticamente si paga una percentuale della, in merito al prezzo della vostra navetta con tutti gli accessori. Se non avete soldi sul conto, cioè ve li spendete tutti e non siete formichina, siete un po' troppo cicala, in quel caso sono grossi guai perché vi ritrovate senza soldi e quindi dovete ricominciare con una nave di basso profilo. Comunque non riuscite a pagare l'assicurazione e dovete cavarvela con una nave, fondamentalmente ricominciare. Allora, a Duamta c'era una città che raggiungerei. Duamta 3. Ops, ho accelerato troppo e la mancherò, quindi farò una manovra di questo tipo. Eccola qua. Si può uscire dall'iperspazio soltanto quando ci si trova a meno di 1 milione di metri, quindi quando quell'indicatore arriverà sotto 1, ecco in questo caso posso sganciarmi e magicamente verrò trasportato in prossimità della nave. È un trucchetto per nascondere un caricamento in realtà. Non lo nascondono molto perché i caricamenti in questo gioco sono un po' lentini, in particolare sulla mia configurazione, che è tutt'altro che all'ultimo grido. Ho una scheda video che ogni tanto mi chiede pietà. Siamo in questa città spaziale orbitante. Vi farò vedere che è una città effettivamente. E lo potete vedere da queste splendide case che si trovano, case, palazzi, eccetera, che si trovano nel disco rotante. Anche qui è plausibile che vedete le case, quartieri, eccetera. È plausibile che stiano in un disco rotante perché è l'unico modo che hai nello spazio per creare la gravità, fare una grossa centrifuga. Navette nemiche da distruggere ce ne sono, non vi preoccupate, ce ne sono, anzi adesso vediamo se riusciamo. Guarda sto bastardo che quasi mi arriva addosso. Direi che chiediamo di il docking. Abbastanza abbassiamo il carrello. Cerchiamo di entrare nella base. Vediamo se la mia manovra mi riesce. No, troppo alto. Ok. Ok, ci hanno assegnato il landing pad 6, devo trovarlo, non lo vedo, eccolo qua. Ci dirigiamo verso il landing pad. E per atterrare devo fare corrispondere il cerchio, ecco, dopodiché comincio a scendere delicatamente fino ad adagiarmi sulla superficie. I comandi vocali ci sono attraverso una patch che è fatta come dire in maniera amatoriale, e questa patch si paga perché è stata creata da una persona che l'ha messa su un sito a pagamento. Io non li ho scaricati, non mi interessano, tanto l'unico tasto che realmente uso e che, cioè, che realmente devo utilizzare e che non è mappato sul mio joystick è il tasto del carrello, il tasto G. Il resto l'ho tutto mappato su questo splendido OTAS, anzi magari ve lo faccio vedere l'OTAS. Il joystick sicuramente l'avete visto, ma praticamente l'OTAS, ops, sorry, giro e ve lo faccio vedere. L'OTAS è costituito da corpo principale, joystick con diversi pulsanti. Sono, se non sbaglio, dovrebbero essere 12 pulsanti in totale. Questo è il corpo principale. Dopodiché abbiamo separata la manetta, che è quella che uso per accelerare e decelerare, con 4 pulsanti laterali e anche
un altro asse qua dietro che è per spostarsi a sinistra e a destra, più altri due pulsanti qua. Inoltre il joystick ruota sull'asse Z, mi permette di muovermi in tutte le direzioni. Insomma, è un gran bel joystick, ve lo consiglio. Costa relativamente poco, ne vale la pena. Torniamo al gioco. OTAS si chiama con l'H, HOTAS. OTAS, questo in questo caso è della Trustmaster, ne fa di due modelli, uno costa uno sproposito, questo costa meno di 50 euro. Allora, dunque, entriamo nei servizi del porto spaziale e vediamo che cosa ci offre. Anzitutto, ecco, grande novità della patch, sono stati aggiunti gli obiettivi comunitari, quindi quelli che può svolgere la community, tra cui in questo caso abbiamo su Lucan chi trasporta in questo caso delle medicine per l'agricoltura, oltre che dei crop harvesters, quindi coltivatori di grano e del sistema di arricchimento della terra, e oltre a dei rifiuti biologici, può contribuire alla causa di questo sistema. Praticamente è un modo per far convergere tutti i giocatori verso un sistema. Sembra una cagatina, in realtà è molto utile perché nella prima fase del gioco tutti quanti si radunavano intorno al sistema Sol. Quindi ci si spostava nello spazio, diciamo, verso i confini dello spazio civilizzato, chiamiamolo così, e non si incontrava un'anima, soltanto bot, soltanto NPC. Invece così si incontra gente in questi sistemi, è un modo per far viaggiare la gente, farla e portarla in altri sistemi, a visitare altri sistemi. Vi posso dire che io che faccio l'esploratore sono abituato alla solitudine perché viaggio al di fuori dello spazio conosciuto. Vi faccio vedere un po', casomai vi foste persi il primo live, vi mostro com'è fatto lo spazio di Elite Dangerous. Allora, qui è il punto dove siamo noi. Ecco, questo che vedete, anzi un po' più grande, questo che vedete in quest'area qua è più o meno lo spazio civilizzato. E questo è tutto lo spazio che potete visitare in Elite Dangerous. Casomai non vi rendeste conto di quanto è grossa questa roba, vi dico soltanto che io per andare da dove siamo adesso a qua, quindi 380 anni luce, io ho impiegato circa una settimana di gioco. Ovviamente giocando un'oretta al giorno. Quindi diciamo dei 7-8 ore di gioco facendo l'esploratore per arrivare qua, a Maya. 7-8 ore per fare 380 anni luce. Se io volessi andare dalla parte opposta della galassia, adesso mi sta laggando di brutto il gioco. Quindi diciamo sul braccio opposto della galassia. Prendiamo una stella qua, in questa zona. Qua. La distanza sarebbe di 56.335,93 anni luce. Allora, se per fare 300 anni luce ho impiegato una settimana, per farne 35.000, fate un po' i conti e vi rendete immediatamente conto, capite subito quanto è grosso questo gioco. È un gioco di una vastità tale che nessun giocatore nella sua vita e nella vita dei suoi figli, dei figli dei suoi figli, dei figli dei figli dei suoi figli, eccetera, 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 riuscirebbe mai a visitare ciascun sistema presente.
Il calcolo che avevo fatto mi pare che un giocatore da solo impiegherebbe una cosa come 100.000 anni per riuscire a visitare tutto lo spazio di Elite Dangerous. Questo è gigantesco. Cos'è quella luce potentissima? Ti riferisci al centro della galassia, forse? Questa è la nostra galassia. Noi stiamo in un braccio che si chiama Braccio di Orione. Noi ci troviamo realmente in questa zona qua della galassia. Il nostro sistema solare è in una parte abbastanza esterna della galassia. Mano a mano che ci si avvicina al centro, le stelle sono molto più vicine fra loro. Cioè, per farvi capire, la nostra stella più vicina, che è appunto Alfa Centauri, Proxima Centauri, sta a 4 anni luce dal sistema solare. In queste zone qua le stelle sono vicine tra di loro meno di un anno luce. Quindi qui lo spazio è molto molto denso. Mentre dove siamo noi è abbastanza rarefatto. Più ti allontani, più diventa ancora rarefatto. Se andiamo verso la parte più esterna della galassia, diciamo in questa zona qua, fuori dalla nebulosa Cuore, troviamo stelle che, vedete, sono molto lontane fra di loro. C'è tanto tanto spazio. In mezzo al centro della galassia, proprio nel centro esatto, c'è un buco nero supermassiccio che è visitabile in Elite Dangerous. C'è stato un giocatore che ci è arrivato, ci ha messo un mese di gioco con una nave potente che gli permettesse di fare salti grossi tra un sistema e l'altro. Io al ritmo a cui gioco, visto che esploro tutto, probabilmente diventerai vecchio prima di arrivare al centro della galassia, ma ci proverò prima o poi. Prima o poi avrò una nave tale che mi permetterà di andare molto lontano. Dunque, dicevo. La carriera dell'esploratore in che cosa consiste? Consiste nel visitare i pianeti, scannerizzarli, ottenere informazioni sul pianeta, informazioni che poi sono accessibili dalla mappa del sistema e che danno informazioni molto 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 nerd, cioè vi dicono quanti anni ha la stella, qual è la massa. Questa è una stella, per esempio, molto simile al Sole, vedete, la massa è 1,06 masse solari, quindi fondamentalmente è identica al Sole. Leggermente più grande, circa un 12% in più, calda più o meno come il Sole, stella di classe F. Vi potete anche studiare sulla Wikipedia quali sono le classi delle stelle. Quindi sono, per esempio, questa è una stella classe F, stella bianca della sequenza principale, cioè significa che è una stella non degenere, che non sta morendo, si trova all'interno della sua fase, diciamo, standard della sua vita. E poi potete vedere come sono fatti i pianeti, da cosa sono caratterizzate. Questo, per esempio, è un pianeta con un'atmosfera bassissima, più o meno come Mercurio. Questa invece è un'atmosfera altissima, 150 atmosfere, 150 volte l'atmosfera della Terra. Quindi più o meno questo pianeta assomiglia tanto tanto a Venere. Qui abbiamo un pianeta metallico. Qui abbiamo un pianeta terrestre, 1,25 atmosfere. Insomma, i dati sono realistici, assolutamente realistici. Entriamo nel nostro shipboard e vediamo anzitutto le navi. Quindi vediamo che navi ci sono qua. Abbiamo il mitico Type 6, che sarà la prossima nave che comprerò, perché volevo fare un po' per un po' dedicarmi al trasporto. E poi abbiamo un banalissimo Eagle, che è una nave da cacciatore di taglie, diciamo così, che, visto che mi avete chiesto un po' di azione, comprerò. Sì, assolutamente non vendo la mia vecchia nave. Conferma. Benissimo. Si può giocare con il Mac? No, non credo che sia uscita la versione Mac. Non vorrei dire una minchiata, però, ragazzi. Non credo. Se qualcuno in chat mi dà conferma. L'atmosfera non si misura in Newton. No, l'atmosfera si misura in bar o in atmosfere o in
centimetri di mercurio, insomma, ci sono varie scale. Gli americani usano la scala PSI, però l'atmosfera. Credo che nel sistema MKS sia l'atmosfera l'unità di misura. Pascal, Pascal, grazie, Pascal. È vero, Pascal. Scusate, Pascal, assolutamente. L'atmosfera si misura in Pascal. Grazie. Torr sono i centimetri di mercurio. Non si usa più, credo, il sistema. Sì, Pascal è Newton fratto metro al quadrato. Sì, ok. Grazie. Qualcuno di voi è fresco di fisica? Io sono più di 10 anni che non faccio fisica. Allora, dovrei visitare Betelgeuse. È vero, dovrei visitare Betelgeuse. È molto lontana. È veramente molto lontana. Betelgeuse è una gigante rossa, molto interessante. Ve la faccio vedere qua sulla mappa. Purtroppo la distanza di Betelgeuse è 491 anni luce, quindi tracciando una route per Betelgeuse impiegherei molto tempo per arrivarci. Molto molto tempo. Quindi per questa sera non riuscirei sicuramente a finire. Anche andando veloce mi ci vuole più di un'ora di gioco. Sicuramente ci vorrà almeno un'ora e mezza, forse anche 2 ore. È molto lontana. Dunque, torniamo a noi. Ho preso il Viper. A questo punto controlliamo, cerchiamo di capire cosa abbiamo di montato come armi. Abbiamo un paio di cannoncini sfigati e direi che compriamo anche qualcos'altro. Allora, questo ha il cannone, va bene. Multicannone. Cannone a frammentazione. Io quasi quasi prenderei il cannone normale. Ok. No, vado oltre la mia disponibilità. Non posso. Non posso perché ho soltanto 6,40 kW di energia. Quindi supererei il limite. Accidenti. Sono veramente ai limiti con. Niente, sostituisco il laser con qualcos'altro a questo punto. Ok. Vedete, c'è anche la possibilità di comprare del mining laser che serve per fare il minatore, altra carriera possibile. Andare nelle zone di estrazione mineraria ed estrarre il minerale. Vabbè. Massiva, usiamo il multicannone, chi se ne frega, va. Almeno facciamo un po' di casino. Conferma. Quindi togliamo questo e ci mettiamo un multicannone. Splendido. E direi di metterci anche una decalcomania. Oh, bella rossa. Mettiamoci anche un teschio da pirata. Yes. Perfetto, ci siamo intamarriti un po' la nostra nave. E a questo punto andiamo nel bulletin board per vedere se ci sono delle. Sì, fantastico. Abbiamo una missione. Dobbiamo raggiungere il sistema Groombridge 1618 e uccidere 7 pirati. Mi sa che mi faranno il culo a tarallo, ma ci proviamo comunque. Così vediamo un po' di azione. Lancio! Mamma mia, questa nave com'è piccola. Purtroppo sì, le aerografie, caro Gikumbabot, si possono comprare solo sul sito ufficiale
E costano caro, perché cacchio, costano 5, 6, 7 sterline, sono... arrivano anche a costare 10 euro, insomma, al cambio attuale. La cosa mi ha fatto un po' incazzare, perché già il gioco costa 50 euro, almeno un po' di decalcomanie potevano darcele gratis. Vabbè, diciamo che sono upgrade, come dicono gli americani, di tipo cosmetic, quindi non è importante, non è che uno va a rovinare il giudizio al gioco perché hanno deciso di monetizzare le decalcomanie, però qualche regalino la community potevano farlo. Ma l'importante è che facciano update. Questo è stato un update importante, con un sacco di fix. Ce ne sarà un altro che arriverà nel corso del mese di, credo, aprile, se non sbaglio, o forse marzo, che aggiungerà finalmente un multiplayer come si deve, perché al momento il multiplayer non esiste, cioè è sfigato. Quindi sì, andiamo a distruggere un po' di roba, non mi ricordo neanche dove dobbiamo andare, vediamo se me lo dice lui. Sì, Groombridge 618. Frameshift drive charging. Cerchiamo di dirigerci verso questo sistema e andiamo a cercare un po' di pirati. Vediamo che tipo di stella è questo sistema. Così a occhio. Stella arancione, quindi un po' meno calda del sole. Ci dirigiamo verso il nav beacon, che è il punto dove di solito succedono le cose. Non devo avvicinarmi troppo alla stella, se no brucio. Vedete la temperatura 86% in questo momento. Mau 007 Cam mi invita a entrare, ad aggiungerò gli amici, cosa che sicuramente farò. C'è un sacco di gente qua in questo sistema, si vede che in tanti hanno accettato questa missione. Vediamo cosa riesco a fare. Il fatto che l'ausilio alla navigazione, il nav beacon, ricordi la parola beacon, è una battuta che è stata fatta anche da quelli di Goat Simulator. Infatti il beacon per chiamare gli alieni in realtà è fatto di beacon, questo umorismo britannico. Allora, scendiamo sotto, ecco, e ci sganciamo. Speriamo di trovare qualche pirata qua in zona. Qualcuno c'è? Qualcuno c'è? Vediamo se è ricercato. Il signor Gallagher è wanted o è clean? È clean, perfetto. Il signor Gallagher è clean. Dopodiché abbiamo un... il capitano Shane Manning, che è clean. Ok, qui abbiamo qualcun altro. Vediamo di raggiungerlo. E questo è sempre il signor Kay Gallagher, lontano parente dei fratelli degli Oasis. Mannaggia, non c'è nessuno qua. Le sto provando tutte per vedere se... abbiamo capito che qua non c'è trippa per gatti, quindi devo spostarmi da un'altra parte.
Questo è come Wolfenmau non mi può raggiungere perché è lontano. Questo è il bello di Rift Dangerous, che ti trovi con una persona dove sei dall'altra parte dello spazio conosciuto e non ti puoi incontrare, cioè ti devi mettere d'accordo. Infatti oggi ho scritto vediamoci nei pressi di Alpha Centauri, perché in questo caso io dovrei interdirlo, ma non posso farlo perché non ho un sistema di interdizione. Lui era wanted, ma non importa. Ci dirigiamo verso un altro punto e cerchiamo di trovare dei pirati. Quindi appena trovo un punto in cui compare qualcosa di strano, mi fermo. Al limite saranno loro a trovare me. Buonanotte alla Sola and Chubby. No, l'Ansola and Chubby. Ok. Si sono raffinate le mie battute, dopo prenderò della vodka. Questo potrebbe essere utile. Prenderò della buona vodka e sorseggeremo assieme. Vi descriverò le mie impressioni. Certo, allora vi spiego molto volentieri l'interfaccia, visto che me lo chiedete. Ve lo spiego molto volentieri. Allora, praticamente, in questo momento mi risulta un po' difficile spiegarvi perché sto per uscire da un iperspazio, quindi devo un attimo mantenere la concentrazione, sennò rischio di perdere questo aggancio. Però in pratica nell'immagine in basso a sinistra vedete queste due barre colorate, quella sopra indica la distanza, quella sotto la velocità. In questo caso, per uscire dall'iperspazio devo fare in modo che queste due barre siano tutte nella zona blu, quindi che sia sufficientemente vicino e sufficientemente lento. Di conseguenza dovrò rallentare, perché al momento sono troppo veloce e sono lontano. Sufficientemente vicino significa sotto 1 milione di metri, quindi manca ancora un pochino, perché adesso siamo a 0,5 secondi luce, 0,2 secondi luce, scusate. Appena scendo sotto i 10, ecco appunto, adesso sono 25-24 milioni di metri. Quando arriverò a 1 milione di metri potrò uscire dall'iperspazio con un pulsante che premerò con la mia mano sinistra e vedere che cosa si trova in questa zona dove c'è un segnale radio non identificato. Potrebbe essere un pirata, potrebbe essere nulla, potrebbe essere un oggetto volante alla deriva nello spazio. È un mistero, però avendo triggerato la mia missione è possibile che sia un pirata. Ne devo uccidere 7. Vediamo se siamo fortunati. Allora, è sicuramente qualcuno. Vediamo se è un buono o se è un cattivo. No. È semplicemente un contrabbandiere che mi vuole vendere delle componenti elettroniche vietate. Non sono interessato in questo momento, quindi mi sta dicendo capo. Turn your touch into credits. Yes. No, grazie. 4 3 2. Sto cercando di andare a una battaglia spaziale, assolutamente. Se no, l'idea è entrare in una warzone e divertirci in una warzone, che però non credo ci siano in questo sistema. Ci sono anche le warzone. Comunque, tornando all'interfaccia, allora a sinistra vedete informazioni sullo spazio in cui mi trovo. Quando aggancio un pianeta, subito a destra compare il tipo di pianeta. In questo caso l'icona indica che è un pianeta di tipo ghiacciato. Infatti c'è scritto anche a sinistra Icy Planet. Questa è l'icona di una stella
Questa ricorda di un altro pianeta ghiacciato. Vediamo che altri pianeti ci sono. Questo è un pianeta ghiacciato roccioso. No, è roccio. Con contenuto metallico. In ogni caso, continuiamo la nostra missione. Per quanto riguarda invece questo disco, non so se si vede anche il mouse. No, non credo che si veda il mouse. No, purtroppo non posso. Comunque, diciamo, il disco rotondo piccolo, quello a sinistra della scritta 56% in questo momento, indica dove si trova il punto che io ho agganciato sul radar. Quindi in questo caso si trova in basso. Vedete che spostandomi verso il basso lo porto verso il centro. Il radar invece, quello centrale, mi indica la posizione di tutto quello che c'è, e se, come in questo caso, guardate il pianeta, quello con spostato nel punto più alto, significa che il pianeta si trova sopra. Infatti se io mi alzo si abbassa rispetto alla prospettiva, e portandolo in centro me lo porta esattamente in linea con me. Quindi io, procedendo in questa direzione, incontrerò un pianeta, eccolo qua, Groombridge 1618A4, quindi è il quarto pianeta della stella A di questo sistema. A destra ho un'icona con la mia nave e poco sotto l'integrità della nave. Abbiamo trovato intanto un altro segnale identificato. Ci sono anche gli scudi. Quando cedono gli scudi, comincia a cedere anche la mia struttura. Il carburante non è particolarmente caro in realtà. Per un giocatore che è agli inizi è piuttosto costoso, sì, però diciamo che già dopo 5-6 ore di gioco diventa abbordabilissimo. Se volete fare gli esploratori, fortunatamente esiste un accessorio che potete comprare, che si chiama Fuel Scoop, che vi permette di ottenere carburante avvicinandovi semplicemente a una stella. Cerchiamo di avvicinarci. Eccoci qua. Allora, qua ci sono tre navi. E mi stanno scannerizzando. Questo è Clean. Questo Viper, vediamo. Mi sa che questo Viper, no, è Clean anche lui. Ah, che sfiga, ho beccato dei poliziotti. Cioè, io sto cercando dei malviventi e invece ho trovato dei poliziotti. C'ho anche un po' di sfiga. Niente. È un gioco di pazienza. Devo aspettare. Sì, continuando con l'interfaccia, subito a destra dell'icona della nave io posso cambiare la configurazione, quindi dare energia ai motori, energia alle armi o energia ai sistemi, quindi agli scudi. A destra c'è l'indicatore del mio serbatoio. E poi ci sono tre icone: Mass Locked, Landing Gear e Cargo Scoop. Diciamo che Landing Gear indica se il carrello è stato abbassato, Cargo Scoop se è stato aperto il portellone del cargo, che è utile quando raccogliete degli oggetti alla deriva nello spazio. E poi Mass Locked significa che sono troppo vicino a un corpo orbitante, quindi per esempio una base spaziale orbitante, e quindi resto incastrato nella sua massa e non posso usare l'iperspazio. Quando sono mass locked non posso utilizzare la velocità iperspaziale perché sono in orbita. Sono legato alla massa dell'oggetto vicino a cui mi trovo. Raymander mi chiede di cercare l'isola che non c'è, visto che seconda stella a destra. Ma spero di trovare i pirati in realtà.
No, la nave non ha aerodinamicità, mi dice Millennium Core, assolutamente. Non ha né peso né aerodinamicità, vero. Per rallentare, infatti, bisognerebbe utilizzare la retrospinta, cioè bisognerebbe fare marcia indietro. Fortunatamente, per non renderci le cose troppo complicate, gli sviluppatori hanno incluso la modalità, che è quella che sto usando adesso e che si usa nella maggior parte dei casi. La modalità guida assistita che ti permette di rallentare semplicemente decelerando, quindi riportando la manetta in posizione neutra. Se no dovrei portarla in negativo per poter frenare, diciamo, attivare proprio i retrorazzi. Così facendo invece i retrorazzi si attivano automaticamente, quindi diciamo la nave non ha, cioè ha l'inerzia, ma l'inerzia viene controllata dalla manetta. Non so se streamo fino a mezzanotte, di sicuro vado avanti ancora un po'. Fra un po' mi fermerò per bere un bicchiere d'acqua perché mi sta venendo la lingua felpata. La percentuale in alto a sinistra nel radar, mi chiede Paul Bog, che cosa serve, che cosa indica? Indica la temperatura della nave. Se supera il 100% la nave inizia a scaldarsi troppo, se supera il 150% inizia a subire danni. Mentre l'icona a destra ovviamente indica la velocità, in questo caso 10 milioni di metri al secondo. Qui ho mancato in pieno il mio obiettivo, ma lo recupero subito, eccolo qua. Oltre a questo, a cosa sto giocando? A Zelda. Sto giocando a Majora's Mask. Continuando a giocare a Majora's Mask. Vorrei fare anche la Master Quest, però temo che non avrò tempo. Ma mannaggia, ma trovo solo buoni. Dove cacchio sono? Nel pianeta Vaticano. Ma porca vacca. Mannaggia, trovo nessuno. In questo momento sto facendo il cacciatore di taglie. Sto andando a caccia di pirati. Il joystick che sto usando, l'ho detto prima, è un Thrustmaster OTAS. Modello esatto, non me lo ricordo, ho buttato anche via la scatola, forse sì. Cosa succede se spari ai buoni? Diventi tu il cattivo, quindi ti mettono una taglia. E quindi tutti i cacciatori d'Italia dell'universo cercano di ucciderti in qualche modo, ma è una carriera anche questa, fare il criminale. Non ci sono limiti in questo gioco. È anche redditizio fare il criminale. Se siete bravi e riuscite a fare fuori, a depredare i convogli. Addirittura una volta, mentre ero in viaggio, succedono delle cose stranissime in questo gioco. Mentre ero in viaggio, in mezzo al nulla, cioè in un posto abbastanza remoto dello spazio civilizzato, ho trovato un funerale, cioè c'era un convoglio funerario con tanto di morto, di Mercedes dello spazio con sul morto, e io volendo, facendo il bastardo, avrei potuto depredare tutti i parenti del morto e riuscire a fare il pirata anche con una carovana di persone che portavano a seppellire un povero disgraziato. Non farò il criminale, ragazzi, perché io sto facendo un'altra carriera nel gioco. Vi voglio bene, ma non mi sminchierò tipo 5 giorni di gioco per... Oh, ho sbagliato! Vabbè. Dicevo, non mi sminchierò 5 giorni di gioco per...
E no, non sono 5 giorni di gioco nel senso. Sono 5 giorni di gioco effettivo. Cioè. Parliamo di più di 100 ore di gioco che ho, che ho accumulato su Elite Dangerous e che non vorrei assolutamente perdere. Frameshift Drive Charging. Ci sono NPC? Sì, ci sono un sacco di NPC, intesi come navi controllate dall'intelligenza artificiale. Personaggi visibili, cioè personaggi parlanti o cose di questo tipo, no. La navicella che sto utilizzando non è quella base è il Sidewinder, quella che ti viene fornita all'inizio del gioco, che costa 1000... No, non costa 1000, costa un po' di più, però ti danno quella all'inizio del gioco e 1000 crediti. Questo, diciamo, è la l'astronave base per chi intende fare la carriera di pirata. O di cacciatore d'Italia, insomma, una carriera di guerra, diciamo così. Una carriera bellica. Leo Marchio, l'ho detto, è un Thrustmaster OTAS il joystick. Consigliatissimo, veramente consigliato. E è un joystick economico, quindi è anche di fattura economica, cioè plasticoso, non è per niente, non è una roba di qualità. Ma per quello che costa vale assolutamente il suo prezzo, anzi un prezzo onestissimo, cioè ho visto roba che costava di più e di qualità minore. Sento dei suoni provenire, dei suoni nella mia cuffia che mi lasciano pensare che potrei essere vicino a quello che sto cercando. Vediamo. Sì. Usti, infatti, qui mi farò catturare. Mi hanno intercettato, sono sicuramente dei pirati. Sono sicuramente dei pirati. Dietro di me. Vuole il mio cargo, questo cretino. Non trasporto cargo. Ma se non è su un'astronave di quelle... Dove sei? Spero che non sia su... No, è su un Viper. Potrei farcela... È più forte di me di sicuro, però ci proviamo lo stesso. Vieni, bastardo. Diamo un po' di energia alle armi e vediamo se riesco a fare un po' di manovre per riuscire a catturarlo. Cacchio, andiamo così. Dovrei stringere. Yes. Bastardo. Mi sa che non l'ho vinto sto scontro. Sta nave è un cesso. Dovevo tenermi la mia. Dai. Mannaggia. Mi sa che finirà male questo scontro con la mia... Eccolo, eccolo, eccolo. Bastardo crepa. Dai che lo prendo, dai che lo prendo, dai che lo prendo.
Dai, 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 dai. Intanto l'ho portato al 75% lui. Vediamo se riesco. Lo sto colpendo, eh. Lo sto colpendo. Siamo al 70%. 68. This is not the end. Te lo dico io quando sarà the end. Spara, spara, bastardo, spara, spara. Vai. Perché c'è del fumo? Perché questo è un videogioco. Comunque ci può essere del fumo nello spazio. Basta che si rompa un tubo contenente dell'ossigeno, per dire, e vedi del fumo. Se mai mi chiederei come mai sento il rumore della navetta. Mi sta prendendo sto bastardo. Diamo energia agli scudi e cerchiamo di togliercelo dalla coda. Perfetto. Come potete vedere, il meccanismo del combattimento è basato sul dogfighting, quindi praticamente è come guidare un aereo della Seconda Guerra Mondiale. Questo, se vi piacciono i simulatori di volo, è una chicca che vi piacerà, perché il sistema di combattimento in questo gioco è quello dei simulatori di volo di tipo aerei della Seconda Guerra Mondiale, quindi senza razzi. Ci sono anche i razzi, ma sono armi abbastanza rare nel gioco. No, no! Porca vacca. E adesso me lo devo togliere dalla coda di nuovo. Proviamo così, qualche manovrina. Yes, yes! Questa mi è venuta benissimo. Tutte le manovre militari più note valgono, quindi potete usare la manovra Immerman, potete usare qualsiasi tipo di manovra utilizzata nell'aeronautica, funziona contro l'intelligenza artificiale, contro i giocatori un po' meno, principalmente perché i giocatori in carne ed ossa sono abbastanza stupidi. E quindi molto spesso fanno i kamikaze. Ventotto. L'ho schivato per pochissimo. Vai, 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 vai. Purtroppo è molto difficile centrarli questi. Vediamo se fa il codardo o si fa uccidere. No. A volte scappano, i bastardi. No! Ma sto bastardo! Beh, si è suicidato contro di me. In compenso i miei scudi hanno tenuto e quindi non sono morto. Avete visto come mi si è lanciato addosso? Maledetto.
Ok. Pensavo che mi avrebbe ucciso. Nel frattempo sto guardando che cosa succede a Sanremo. Lorenzo Fragola, se vi può interessare voi amanti dei... Lorenzo Fragola si chiama, possibile? Vabbè. Comunque uno di X-Factor. Non c'è il pericolo di incontrare Pregianza nello spazio? No, perché è in autogrill. L'ho trovato in un autogrill spaziale che mangiava un apollo. Ok, usciamo da questa zona. Era un NPC il pirata, sì, non era una persona vera. Fortunatamente, perché mi avrebbe sicuramente devastato se avessi incontrato una persona con una nave più potente della mia. Ritiriamo gli hard points, che sarebbero i cannoni, e iniziamo un altro viaggio verso un altro pirata. Scusate. C'è solamente la visuale in prima persona, sì. È un gioco di simulazione, non c'è la terza persona. Di nuovo. Un po' di problemi con il gatto. Che mi sta facendo allergia. Mamma mia. Allora, del discorso di Uno Mattina, ragazzi, ne parliamo volentieri domani, se vi va, nel domande e risposte. Perché domani abbiamo il domande e risposte. E sì, purtroppo ho visto che cosa è successo. È stato abbastanza imbarazzante. Più che altro sono imbarazzato per la Rai, perché, voglio dire, c'hai dei giornalisti, sono giornalista anch'io, anche se non iscritto all'albo, però... Un po' mi viene da piangere a vedere che ci sia gente che lavora così. Cioè, vuol dire proprio non sapere minimamente di che cacchio stai parlando. Dov'è? Quando parli di videogiochi e sei convinto che Favij sia un genio del web. Ma sai che cos'è un genio del web? Cazzo. Potrei capire al limite se mi dici che... Non lo so, Mark Zuckerberg è un genio del web, ma non Favij, porco zio. Allora sono anch'io un genio del web. Allora anche il... quello che uno che sa programmare in HTML è un genio del web. Che cacchio vuol dire? Cioè, Favij è uno che fa video, punto. Non è un genio del web, uno che fa video. Ma non è colpa di Favij, ovviamente, ribadisco. Noi sembra che ce la prendiamo con lui, ma Favij non c'entra niente in tutto questo, che la gente non ha capito un cazzo di quello che succede nel web. C'hanno tutti 200 anni, sono convinti lo youtuber sia una nuova categoria di divinità. Chi sei? Ma questo è un cobra. Ed è un wanted, ragazzi. Scontro epico. A coppa, a coppa, a coppa, a coppa, a coppa. Cioè, mi sto scontrando contro un Cobra Mark 3, nave da esploratore che fa il pirata. Questo lo prendiamo facile facile.
trovato il pirata più rincoglionito dell'universo. Non mi ci buttare addosso però. Cacchio, questo era vicino. No, no, no. Spariamoli nei motori. Nei motori. Ma come vanno giù gli scudi? Yes. Sei andato. Se adesso non fa quello che scappa, potrei anche sconfiggerlo. Scontro facile facile questo, perché lui praticamente è aggressivo quanto un topo morto. Via. Yes. Target destroyed. Perfetto, secondo criminale ucciso, vedete la taglia di 7000 crediti che poi potrò riscattare presso una stazione spaziale che mi viene indicata. Questo live, ma vado avanti, cercherò di uccidere tutti e 7 i pirati, me ne mancano ancora 5. Vediamo cosa riesco a combinare. Oh, hai ragione. Tanto comunque avrei passato tutta la sera a giocarci. Quindi è gentilmente offerto questo live dal fatto che c'ho voglia di giocare. Però mi prendo un bicchiere di qualcosa da bere fra poco, perché sto per collassare. Questo è un gioco compatibile con Oculus, è nato proprio per dimostrare le potenzialità, cioè non è nato per dimostrare le potenzialità di Oculus, però ha una partnership con Oculus. Infatti trovate le opzioni per Oculus direttamente nel menu. Ed è uno dei giochi che mostrano sempre agli showcase dove c'è Oculus, perché effettivamente è abbastanza adatto alla periferica. Però l'attuale Oculus secondo me non è vendibile, è troppo poco preciso. E aspettiamo che esca una versione più vicina al Crescent Bay, a quel punto saranno grosse risate. Wolfenmau, buon viaggio allora, visto che vai a fare il camionista spaziale. E ti do un consiglio: cerca, se ti è possibile, gli oggetti quelli unici che sono indicati in oro nelle basi spaziali, e vai più lontano possibile, perché l'altro giorno ho venduto, andando ai confini della galassia, dello spazio conosciuto, scusa, ho venduto un oggetto comprato nei pressi del sistema solare, pagato 800 crediti, l'ho venduto a 16.000 crediti. Ne avevo una decina a bordo, ho fatto 160.000 crediti facili facili. Ti compri una nave nuova praticamente. Beh, se hai 70 anni luce potevi anche raggiungermi, 70 anni luce li fai facili facili. 20 minuti li fai, mezz'oretta. Usti, va questo. Mi è schizzato davanti. Questo Howler cos'è? Ricercato. Il problema è che mi sa che sono ricercati anche gli altri. Via, via, continuiamo la nostra... Ciao, ciao, ciao!
Caro Auler, per te è finita. Ah, peraltro è già stato ferito perché è abbastanza in condizioni. Ah, guasto bastardo sta cercando di andarsene. No, l'ho mancato. Oh, yes. Era sfigato però questo, l'ho fatto fuori in un attimo. Ci sono un sacco di altri, di altre navicelle, speriamo che non siano tutti cattivi, sennò mi tocca scappare. Lo scopriremo subito. No, questi sono detriti. Sono solo detriti. Che non prendo perché sono rubati. Niente. Va bene. E ne mancano 4. Avanti. Tac. E intanto mi prendo anche qualcosa da bere. Scusate ragazzi, torno tra un secondo. Eccomi. Sorry. Scusate, ma dovevo assolutamente bere qualcosa. Stavo per impazzire. Tanto vedo se... Ok. Mai lasciare il timone incostruito, Andrea, ma scusami, ma ti pare che su queste navi non c'è il bagno? Uno dovrà anche andare in bagno a un certo punto. Vediamo se troviamo qualcuno, un'altra fonte, un altro segnale non identificato. Supero. Va bene. La parte action è divertente, sì che è divertente. Ieri, per esempio, se non fosse che ho trovato dei rincoglioniti che giocavano, ma sono stato attaccato da dei giocatori in carne ed ossa e che mi volevano depredare di un carico che non avevo, perché io ho ribattezzato in maniera affettuosa i pirati mongoloidi, perché assolutamente senza motivo mi hanno attaccato. Però ho avuto paura perché avevo un sacco di mappe non riscattate, tipo 140.000 crediti di mappe che stavo andando a riscattare a una base spaziale, e loro continuavano ad attaccarmi, io continuavo a scappare, loro continuavano ad attaccarmi, non volevo combattere, e è stata una serata abbastanza emozionante perché già mi vedevo distrutto, alla fine ho rage quittato come un nabbo, ma loro mi attaccavano realmente senza motivo. Ed ero un po' stufo di fare questo giochino di continuare a scappare. Clean. Ok, tu ti sei salvato. Non si può ancora atterrare sui pianeti Nabucco 92. Non ancora. Si potrà.
l'hanno promesso, è una delle patch previste nel futuro, non si sa ancora quando, non so neanche se entro la fine di quest'anno. Questo è un gioco che ha una vita programmata abbastanza lunga, credo di diversi anni. Comunque già questa patch 1.1 qualcosa di nuovo l'ha aggiunto. Per esempio adesso c'è la possibilità di dare i propri nomi ai sistemi scoperti. Per esempio ne ho scoperto uno l'altro giorno, ma non è ancora comparso il mio nome. Vorrei scoprire se il sistema ROS41 l'hanno battezzato a mio nome, visto che l'ho scoperto io, però. Mi piacerebbe vedere scoperto dal capitano Loresca. La cosa divertente è che nel giro di qualche mese ci saranno un sacco di sistemi scoperti dal Capitan Cazzone o cose del genere, perché di sicuro ci sarà qualche buon tempone che metterà questi nomi all'interno del gioco. Troveremo sicuramente Capitan Tette di Burro e cose così. Domani la diretta di domande e risposte è alle 5. Alle ore 5, se Pregianza si sveglia in tempo. Perché voi non sapete la verità su Pregianza, ma Pregianza in realtà lui arriva in redazione al 5 minuti prima del live e se ne va 5 minuti dopo. Lui dorme tutto il giorno e in questo momento è inverno e come tutti i panda va in letargo. Allora, le città spaziali, cioè intendi quelle orbitanti, ce ne sono tantissime, penso nell'ordine di qualche migliaio, probabilmente più di qualche migliaio, decine di migliaia. Come funzionano? Si atterra e al loro interno si possono trovare... abbiamo trovato? Cos'è? Ecco, abbiamo trovato un funerale, quello di cui vi parlavo prima, questo è un funerale. Ovviamente non ci metteremo ad attaccare... i signori del funerale, anche perché sono veramente qua per un funerale, sono entrambi puliti. Infatti allora, per quanto riguarda il cannone, io sto usando un cannone e un laser. Il laser non è su di un... non è mobile, è fisso. Quindi io in pratica devo sparare quando la nave si trova all'interno del reticolo. E poiché il laser viaggia alla velocità della luce, non ho bisogno neanche di fare un tiro per deflezione. Cioè non devo anticipare il movimento della nave nemica. Come si fa sugli aerei veri con i proiettili, perché i proiettili non viaggiano alla velocità della luce ovviamente. Invece per quanto riguarda il cannone sì, è uno strumento che richiede la deflezione e che quindi mi obbliga ad anticipare, ma fortunatamente sono semi guidati, quindi quei due cerchietti che vedete, quello piccolo e la croce indica il mirino del laser, mentre il cerchio indica il mirino del cannone, che però si sposta da solo. Quindi quando il cannone aggancia il nemico, i due cerchietti si sovrappongono, posso sparare. Non faccio il pirata, ragazzi, non farò cose illegali, perché mi sminchio la carriera, la mia onorata carriera di esploratore. Sto mantenendo un profilo neutrale in questo momento, quindi farò cose soltanto legali. Poi chissà, in futuro potrei diventare magari un esploratore pirata, uno che vende cartine spaziali e contemporaneamente si mette a rapinare la gente che passa. Mamma mia! Ecco,
Nella prossima patch sarebbe gradito un sistema di frenata più efficace. Star qua a girarci intorno tutte le volte. A parte che sta nave c'ha una maneggevolezza abbastanza ridicola. Forse che non sono abituato perché ho giocato praticamente sempre con il Cobra. Dai, dimmi che sei un cattivo, dimmi che sei un cattivo. No, lui è un cattivo che mi ha fatto un'offerta, mi ha detto se vado a uccidere le autorità, quindi uccido i poliziotti, lui mi darà dei crediti, cosa che io non farò, perché se uccido i poliziotti mi bannano da questo sistema. Ho costruito più joystick, figata. Spero. Io ci ho provato a quelli di Oculus a chiedergli se ci mandavano un Oculus per la redazione di Spazio Games, ma hanno detto di no. Cioè, hanno detto che ce lo mandavano, ma ci hanno chiesto dei soldi e abbiamo detto di no. Cioè, nel senso, finché è in beta non ci spendiamo soldi, quando poi uscirà in versione definitiva, sì. Ok, troverò qualcun altro. Eccolo lì. Questo cos'è? Ha sempre un segnale non identificato. Sì, esistono anche torrette laterali posteriori, per lo più sono armi di difesa. Comunque sì, esistono navi da guerra più grandi, navi da guerra più veloci, più maneggevoli, in grado di compiere dei salti tra i vari sistemi solari più importanti. Guarda, io resto qua in Groombridge 1618, Wolfenmau. Quindi se mi vuoi raggiungere qua e aiutarmi a uccidere qualche pirata, molto volentieri. Ti aspetto e facciamo un po' di battaglia. Fammi sapere se arrivi in zona. Ma non è che non possiamo. Carlo Conti, non è che non possiamo permetterci di comprare l'Oculus Rift, a parte che i big money non ce li abbiamo noi, noi siamo dipendenti, non è che noi facciamo i soldoni, cioè io faccio il mio lavoro e guadagno come un impiegato, non è che sono qua che navigo nell'oro. Ma al di là di tutto non spendiamo questi soldi al momento perché sarebbero soldi spesi per fare cioè, che ne so, 300 euro spesi per farci un articolo e economicamente non ne vale la pena. Invece quando uscirà in versione definitiva e che quindi sarà supportato da tanti giochi, ci sarà modo di parlarne, eccetera, allora ha senso spendere quei soldi. Così come spendiamo 500 euro per comprare, come abbiamo speso 500 euro per comprare la PlayStation, l'Xbox One al day one, spendiamo quei soldi per comprarci l'Oculus Rift al day one, quando ci sarà. Adesso è inutile, sono soldi buttati. E anche qua vediamo. Allora, Elelm, visto che ti sei appena collegato, sì, ti faccio un leggero recap di cosa c'è in questa nuova patch. Sempre se questi non sono dei cattivoni. Sì, sono dei bastardi.
sono dei bastardi. Under attack sto cazzo. Diamo energia allena. Va come va giù il bastardo. Cazzo. Scappa, 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 scappa. I miei scudi si stanno per scioppare. Cacchio. I miei scudi sono andati. Mi allontano un po'. Eventualmente riparto l'attacco più avanti. Ecco, si stanno ricaricando i miei scudi. Intanto mi ha preso fuoco una parte della nave. Cerco di vedere se riesco a ricaricare gli scudi. Cacchio, questo qua mi ha fatto un sacco di danni, con pochissimo. Oh, accidenti. Mi sa che questo scontro qua si concluderà con la mia fuga. Eh sì. Ma tutto sommato non sto andando così male. Dove sei? Ma ha fatto la barba. Mamma mia. Dai, che lo prendiamo. Dove sei? Oh, scusate ragazzi se sto zitto, ma mi devo concentrare qua. Lo scontro è abbastanza. È abbastanza difficile. Intanto si è ricaricato anche. Sta scappando. Sta scappando. Dai, che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Diamo un po' più di energia ai motori e vediamo se riusciamo ad avvicinarci. Lui è più veloce di noi. Perfetto, perfetto, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Crepa, 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 bastardo. Yeah. Polvere, polvere di pirata. Grandissimo. Mi sento molto soddisfatto, ma ho bisogno di riparazioni, quindi andrò presso questa nave, questa base orbitante e andrò a ricaricarmi. Detto questo, recap delle novità di questa patch 1.1. Allora, sono state aggiunte delle
sono state aggiunte le texture al lato scuro dei pianeti. È stato aggiunto un nuovo shader e delle nuove texture per quanto riguarda i pianeti gassosi, e sono molto belli. Queste però sono modifiche, diciamo, estetiche. Per quanto riguarda le modifiche, quelle un po' più cicciose, è stata aggiunta la capacità, la possibilità di svolgere dei compiti di tipo comunitario, quindi missioni svolte dalla community, che per il momento hanno come scopo portare tanti giocatori per un certo periodo di tempo in un unico sistema, quindi crea vita nello spazio, e questo è lo scopo primario, non tanto fare la missione in sé. E poi, come ultima novità, gli esploratori hanno adesso la possibilità di dare nome, di dare i nomi ai pianeti che scoprono per primi. Quindi se arrivate in un sistema, in una stella non scoperta prima degli altri, verrà indicato scoperto da. Quindi è un incentivo per esplorare. E inoltre è stata aggiunta la possibilità di vendere tutte le proprie scoperte in un colpo solo, quindi c'è la, diciamo, si fa meno fatica a vendere le proprie scoperte, a vendere le cartine, le carte spaziali delle proprie scoperte, e finalmente si riesce a capire quanto valgono. Sì, le navi io le posso traccare. Ok. Ci vediamo a Grumbigia. Scusate, al, come si chiama? Franklin Ring. La comunicazione è fighissima. Sembra di parlare da uno scafandro, ma è fighissimo. Anni 80, 70, facciamo anche 40. Ok. Sì, è un trip, ragazzi, il gioco, assolutamente. È un trip, è un trip. Lo faranno per console? Non credo proprio, non è un gioco che si presta alle console, però mai dire mai. Però un po' lungo, sì. Però no, sì. Ah, ragazzi, voi che mi sentite dalle navette, io parlo anche con la chat, quindi non è che sto diventando matto, è che devo parlare anche con la chat. Ok. Sì, si sente anche voi. Solo che il vostro volume è un po' più basso, però vi si sente nel live. Quindi non bestemmiate, per favore. Ah, tranquillo. Sì, anche l'eco è voluto, ragazzi. Il casino è proprio fatto apposta per simulare la nave, la radio di una nave spaziale. È fighissimo. Chiedo già qua, allora. Ok, io sto uscendo dall'iperspazio ora. Intanto mi arrivano domande invece che dalla chat. Che ne pensi di Homeworld Remastered? Non l'ho ancora provato, Homeworld Remastered, però mi incuriosisce. Il gioco all'epoca, quando era uscito, mi era piaciuto tantissimo. Era innovativo al massimo. E vorrei vedere com'è invecchiato dopo tutto questo tempo, perché è stato il primo gioco strategico nel quale ci si muoveva in tre dimensioni. Ci vediamo davanti all'ingresso. Sì. Ah, questa qua è nuova, non l'ho mai vista. Una forma, sì. Queste sono le città. No.
sono le città, vedete, hanno la parte rotante. Se vi avvicinate, vedete i palazzi. È molto molto bello. Ah, forse è entrato dall'altra parte, sì. Ma anche la sono in girotanti. Vabbè, lo fanno così per fare la verità. Io sono all'ingresso, davanti all'ingresso. Tanto cerco di capire voi dove siete. Ah, vedi, no, Allora, vediamo dove siete voi, cerco di trovarvi. Eccoli qua. Uno. Dove siete? Aspetta un attimo che non vi trovo. Allora, qualcuno. Mi hai fatto. Mi sei passato attaccato. Volo informazione. Come in. Ma che figo. Yes, bellissimo. Ciao. È vero, dovrei accendere i fari, però non mi ricordo. Che fa? Non mi venite addosso! Non mi ricordo che tasto è, forse la L. Ho acceso i fari? Mi vedete? Ma si vede il pilota dentro nella nave? Aspetta che provo a avvicinarmi. Non si vede il pilota. Ok. È veramente figo, eh? Ok. Va bene. Allora. Hanno aggiunto la colorazione navi rossa, sì. Però solo rossa su questa nave qua. No, cerchiamo di non schiantarci, sarebbe molto brutto. Lumumba, noi siamo già in chat vocale. È molto molto bello. Ah, il tasto era INS? No, ma penso di averlo mappato su L, non mi ricordo. Lo vediamo subito. Controlli. Ah, una cosa volevo dire. Il gioco è in inglese, ma sono uscite le traduzioni in russo, in tedesco e in francese, quindi chissà, forse lo faranno anche in italiano a questo punto. Allora, dov'è? L, sì, era L il tasto. Quindi le mie luci dovrebbero essere accese. Ditemi se si spengono. Riuscite a vedere le mie luci? Adesso provo a spegnerle. Si sono spente? Spengo, accendo. Boh, non lo so. Ma quello che sono trasporto, scusi. Ci fai che è pieno. Quanto mi piace questo gioco, ragazzi. Va bene. Allora, io tornerei qui.
con... ma siete due cobra? Adesso stavo notando. Siete due esploratori? Ok. Allora, io tornerei a uccidere l'ultimo pirata che mi manca, perché credo di averne uccisi... 5 o 6? 6 ne ho uccisi, credo. No, forse 5, ne mancano 2. Dov'è che, che dici che dobbiamo andare? Scusa, non ho capito. Per i pirati? Ah, senti solo l'audio del live. Andiamo ad un nav beacon. Va bene, andiamo al nav beacon. Va benissimo. Io ti sento comunque parlare. Trovato. Giustamente. A posto. No, finisco. Uccidiamo i due pirati che mi mancano e vado a riscattare i crediti e poi vado a dormire, ragazzi. Anch'io domani mattina devo lavorare. Assolutamente. Sta anche per finire Sanremo. Vedo qua a destra. Vediamo se ci vediamo al nav beacon e poi sì, ok, va bene, andiamo al nav beacon. No, veramente non posso streamare tutta la notte, ragazzi. Sennò poi mi riduco come il Valentini, perdo i capelli e cose così. Sì, con la 1.2 dovrebbero sistemare molte cose, chissà. Il multiplayer non è organizzato a istanze, assolutamente no. Se c'è qualcuno nel sistema solare dove ti trovi, lo trovi, stop. È Carlo Conti... Si è avvicinato troppo al sole. Non ho rotto Evolvi, Eri, dai, va. Non è vero. Adesso ha avuto un singhiozzo. Ok, io ci sono, vi aspetto. Ok, sto arrivando. Guardate il sole com'è bello.
Mi sa che sono troppo veloci. Sì, mannaggia a me. Ok, ci sono anch'io. Ok, ok. Ci sono pirati? Sì, sono tutti e tre. Perfetto. Questo è pulito. Prima li ho cercati qua, non ho trovato nessuno. Beh, se vuoi puoi diventare da Bounty Hunter a pirata in 5 secondi. Aspetta. No, anche questo è pulito. Vediamo se c'è. Pulito. Wanted, trovato. David Jones si chiama, è un sidewinder. David Jones? Sì. Lo attacco. Ah, lui l'ho trovato, lo sto cercando io. Sto sparando. Eccolo là. Ci aspettiamo. Bello, bello, bello. Venite, venite, venite che lo facciamo, lo distruggiamo. Comincia la battaglia epica, ragazzi. Battaglia epica. No, in realtà no, perché è un sidewinder, quindi lo distruggeremo in un nanosecondo, ma va bene così. Se lo distruggo io te lo finita, eh? Questo non lo so se l'hanno fissato. Teoricamente dovrebbero dividere adesso, dovrebbero sistemarla questa cosa, però non lo so. E ti ho colpito involontariamente, scusami. Ah, buon, vabbè. Mi hanno messo 195 crediti di taglia su di me per averti colpito. Fare una contro adesso perché. Ok, mi manca un altro pirata. E infatti mi risulti cattivo nel. Aspetta, forse ho trovato uno. No, niente. Era anche esperto sto qua. Ti diverti un po' di più quando sono esperti. Questo è clean. Ce n'è uno. Dove? Che tipo di nave è? No, sei tu, ho beccato te. Sì, no, io lo so, siamo. Ti risulto cattivo, ma non sono cattivo. Sì, lo so. Forse è ancora quella roba lì che devono aggiustare, boh. Sì, no. È ridicolo che perché ti ho colpito risulto cattivo. Eh sì. Me ne manca uno. Se vuoi sparare qualcuno e tu mi distruggi. No. Non funziona così. No, non voglio. Voglio farle pulite le cose. Non voglio imbrogliare sul gioco. Troviamolo, se no chi se ne frega, ne cerco uno da un'altra parte.
sta sparando. Come? La sta sparando a qualcuno. Ok, vi raggiungo. Mi avvolte. No, no, ma intanto mi vuoi soltanto un pirata. Era un pirata? Deve fare una missione, no? Insomma, cos'è? Eh sì. Non trovo chi sta sparando a chi. È la polizia che sta sparando a sto poveraccio qua. Ah, perché è wanted. Ah, questo Adder, dici? Sì, sì, è wanted. Sì, sì. Prendiamolo. Ho paura di colpirti. Andato. Perfetto. Anche voi prendete i crediti? No, io non ho preso nessun credito. Ah, strano, io sì, li ho presi, vabbè. Ok, allora, io ragazzi devo tornare alla base a questo punto. Ops. Poi ci seguiamo, tanto anche qua dopo questo. Fammi vedere se... No, ne ho... No! Ah no, questo è la... Target killed 3, target count 7. Mi segna che ne ho uccisi solo 3 invece che... Quindi la mia missione mi sa che non riuscirò a finirla stasera. In compenso posso riscattare 27.000 crediti. Vabbè. Niente ragazzi, io chiudo qui allora a questo punto. Quindi, che dire, grazie per essere stati così numerosi anche in un pigrissimo mercoledì sera. Vi ricordo, domani alle 17 ci sarà la diretta live di domande e risposte. Quindi non mancate, ore 17. E ringrazio anche i miei due compagni in chat che mi hanno aiutato a tirare giù qualche pirata. E ci vediamo domani con la video di domande e risposte alle 5. E poi ci sarà anche ci vedremo anche venerdì con il live dedicato agli zombie e poi la sera di nuovo con Evolve. Quindi grazie di nuovo a tutti e buonanotte e a prestissimo. Grazie ancora, spero che vi sia piaciuto il gioco. Alla prossima. Ciao ciao. Play and then you have